Facile da raggiungere. Comodi parcheggi. Ampia disponibilità di orari. Gentilezza e cortesia contraddistinguono gli addetti all'accoglienza. Un ambiente confortevole con sale d'attesa accoglienti. In clinica dentale potrai sentirti a casa tua. Personale dedicato che accompagnerà in tutte le fasi cliniche e amministrative con la massima attenzione alle tue esigenze. Alta specializzazione degli operatori. Professionisti esperti in ogni branca dell'odontoiatria. Tecnologie all'avanguardia renderanno le tue cure dentali un'esperienza unica e gratificante. Clinica Dentale, una grande organizzazione al tuo servizio. In Clinica Dentale potrai trovare il tuo dentista di fiducia. Ogni paziente è una persona speciale per noi. Clinica Dentale, cresciamo insieme a voi. Ben arrivati qui sull'Isola di Pasqua, in questo luogo di scoperta dove temi spesso scarsamente diffusi vengono invece esplorati da molti punti di vista. Nelle ultime puntate dell'Isola di Pasqua vi abbiamo parlato di elettromagnetismo. Oggi vogliamo seguire quel filone facendo un ulteriore passo avanti nel nostro percorso di scoperta. Nel viaggio che facciamo oggi, infatti, parliamo di acqua e più nello specifico dell'elettromagnetismo dell'acqua. Intanto vediamo perché l'acqua è così importante per noi insieme al dottor Lucio Levorato, fondatore di Quantica, il quale, intervistato dal dottor Sergio Labella per Salutaria, ci ha parlato delle proprietà dell'acqua, i legami con gli enzimi, i biofotoni e i campi elettromagnetici che tengono insieme le 100.000 miliardi di cellule dell'organismo umano. L'acqua in generale è la composizione di due gas, l'idrogeno e l'ossigeno. E il fatto che due gas che si combinino diventino un liquido è già una cosa alquanto strana, e questo ci fa capire il perché l'acqua è una delle cose meno conosciute e più segrete che esistono in natura, i cui comportamenti sono per lo più ancora oggi sconosciuti. E diciamo che tutto l'equilibrio non solo del corpo umano ma dell'intero nostro pianeta, probabilmente il rapporto che c'è tra il nostro pianeta e tutto l'universo, è fondamentale l'acqua. Non a caso, tra l'altro, nel corpo umano è risaputo che in peso e volume siamo circa un 72% di acqua, che è più o meno la percentuale delle terre emerse rispetto all'acqua che c'è per esempio nel nostro pianeta. E non solo, noi nasciamo, stiamo 9 mesi in pancia della mamma, no? In un ambiente acqueo che è molto simile a quell'ambiente acqueo che ha costituito la prima molecola di vita nel nostro pianeta. E anche la stessa composizione di mari è molto simile a quel liquido amniotico di cui noi, in cui noi viviamo. Questi due gas, ripeto, hanno delle profonde simbologie, delle profonde importanze, e sono anche fondamentali poi su quella che è la costituzione dei terreni, dove nascono i cibi di cui noi ci alimentiamo, e quindi la catena che succede per esempio nel terreno cosiddetto organico, da dove noi coltiviamo cibi, frutta, verdura e quant'altro, è molto simile a quel microbiota intestinale con l'insieme di batteri di, fatto, di cui è costituito il nostro organismo, perché se leviamo l'acqua dal nostro organismo, la materia principale di cui siamo composti, circa 1 chilo e rotti, va bene, quasi 2 chili, sono questi batteri che costituiscono il cosiddetto microbiota nostro, di cui gran parte nell'intestino, dove abbiamo il 70% del sistema immunitario e così via. Perché non siamo una pozzanghera che cantra, potremmo anche dire di più, siamo il 70 circa, o un po' più sui maschietti, un po' meno sulle donne, no? Quando nasciamo siamo circa un 80%, poi cala purtroppo, questa è la causa di molti mali, di problemi salutari, il fatto che cali l'acqua, no? E anche la qualità, ovviamente la congestione dell'acqua, e che succede man mano che il tempo passa. Tra l'altro in natura l'acqua
spesso molti mi chiedono qual è l'acqua migliore da bere, no? È l'acqua del sindaco, è l'acqua in bottiglia minerale. Ecco, sicuramente l'acqua migliore da bere sarebbe l'acqua che c'è nella frutta e nella verdura. Quantomeno è priva di microplastiche quell'acqua lì. Quindi il corpo umano è costituito dal 75% di acqua in termini di peso e dal 99% in termini di numero di molecole. Ma allora cosa impedisce che ci trasformiamo in delle pozzanghere? La risposta è che l'acqua, quasi fosse un organismo vivente, obbedisce ad un input, ovvero si organizza seguendo una logica quando viene sottoposta ad una consistente differenza di potenziale elettrico, quindi ad un campo elettromagnetico ultra debole, a bassissima frequenza ad essa associato. Quindi se vado a guardare a livello di densità cellulare, noi siamo ben il 99% acqua, quindi è ovvio che la qualità dell'acqua di cui siamo composti e anche la relazione di quest'acqua con tutte le acque esterne assume un'importanza fondamentale. Ecco perché cominciare a occuparsi di biofisica e quindi di questi campi elettromagnetici di cui noi siamo composti, che permettono la comunicazione tra una cellula e l'altra, tra un insieme di cellule ed altre, è fondamentale, perché in realtà la cosiddetta energia sottile, che a livello scientifico viene ben determinata, ma non so perché queste conoscenze vengono ancora mantenute in ambienti molto riservati, tanto è vero che quando parlo con dei medici che operano per esempio in certi ambienti, per i quali sono obbligati a non fare, a non pubblicare studi e non a comunicare all'esterno ciò che si scopre negli ambienti di ricerca, dicono per esempio che noi consumiamo quasi tutti circa 10.000 calorie, chilocalorie al giorno. Di cui i cibi di cui noi ci alimentiamo ne costituiscono una piccola parte, 1.000 erotti, 2.000 erotti, perché in realtà gran parte di queste calorie che noi utilizziamo sono date da queste energie sottili, che hanno a che fare proprio con l'acqua principale regista per la comunicazione e la connessione tra queste informazioni, e che sono campi elettrotipi. È stato fatto un accenno al fatto che bisogna occuparsi dei campi elettromagnetici dell'acqua, ma vediamo chi è stato il primo a scoprirli. Fu Jacques Benveniste, immunologo francese, a parlare per la prima volta di memoria dell'acqua, pubblicando nel 1988 sulla prestigiosa rivista internazionale Nature i risultati di alcuni rivoluzionari esperimenti atti a dimostrare la capacità dell'acqua di trattenere una memoria delle sostanze in essa disciolte o liquefatte. In particolar modo Benveniste avrebbe voluto dimostrare come l'acqua, ricevendo le frequenze d'onda e immagazzinandole, potesse poi fungere da ricettore e da informatore, trasmettendo a sua volta le frequenze d'onda registrate. I suoi esperimenti non solo avrebbero potuto dotare di una base scientifica i principi della medicina omeopatica, ma, in particolar modo, sarebbero andate a smontare ataviche conoscenze di fisica, chimica e medicina, con conseguente revisione e riscrittura di consolidati principi. La mia verità sulla memoria dell'acqua fu la sua opera, uscita nel 2006, e volta a testimoniare una delle più grandi scoperte dei nostri tempi. Sembrerebbe quindi che il DNA trasmetta la sua immagine elettromagnetica come se fosse un'onda radio e lasci la sua impronta elettromagnetica nell'acqua. L'acqua sicuramente porta con sé tutta una serie di campi elettromagnetici. Mi spiego meglio. Il tubo dell'acqua che entra in casa, vicino al tubo dell'acqua scorrono altri tubi, normalmente quello dell'energia elettrica per esempio, no? L'energia elettrica scorrendo crea un campo elettromagnetico circolare attorno al tubo. Se il tubo dell'acqua c'è vicino, è ovvio che lei assume questo campo elettromagnetico, ma c'è anche il tubo del gas, c'è il tubo delle acque bianche, c'è il tubo delle acque nere, c'è il tubo della DSL. Ognuno di questi chiaramente ha il proprio campo di tipo elettromagnetico, vibra a un certo tipo di frequenza. L'acqua che ci scorre assieme ha questa caratteristica di assorbire tutti questi campi elettromagnetici e portarli e comunicarli altrove. Ora facciamo una piccola pausa, ma torneremo a parlare della memoria dell'acqua subito dopo la pubblicità con gli studi di Masaru Emoto. Quindi non mancate, io vi aspetto qui sull'Isola di Pasqua. Facile da raggiungere, comodi parcheggi, ampia disponibilità di orari. Gentilezza e cortesia contraddistinguono gli addetti all'accoglienza. Un ambiente confortevole con sale d'attesa accoglienti. In Clinica Dentale potrai sentirti a casa tua. Personale dedicato che accompagnerà in tutte le fasi cliniche e amministrative con la massima attenzione alle tue esigenze. Alta specializzazione degli operatori.
Professionisti esperti in ogni branca dell'odontoiatria. Tecnologie all'avanguardia renderanno le tue cure dentali un'esperienza unica e gratificante. Clinica Dentale, una grande organizzazione al tuo servizio. In Clinica Dentale potrai trovare il tuo dentista di fiducia. Ogni paziente è una persona speciale per noi. Clinica Dentale, cresciamo insieme a voi. Pensa alla libertà, pensa alla velocità, ed ora immagina la facilità. Semplice, no? Basta pensare a noi di Wi-Fi Web. Attraverso le nostre soluzioni ADSL, HDSL, fibra ottica e Wi-Fi, potrai navigare e parlare con internet super veloce sempre 24 ore al giorno. Wi-Fi Web. Innoviamo perché ci piace. Per informazioni visita il sito www.wifiweb.it oppure telefona al numero 800 194 000. La chiamata è gratuita. Bentornati sull'Isola di Pasqua. Ci siamo lasciati parlando dell'elettromagnetismo dell'acqua. Facciamo un ulteriore passo avanti e vediamo come le parole, i pensieri, le emozioni, i sentimenti comunichino con l'acqua. Questo è quanto è emerso dalle ricerche del dottor Masaru Emoto, lo scienziato giapponese che attraverso attenti studi dell'acqua ne ha codificato anche i messaggi, chiamando Hado la sottile energia che l'acqua userebbe per esprimersi. Lui ha fotografato i cristalli di acqua ghiacciati che con le loro forme più o meno armoniche trasmettono i messaggi memorizzati attraverso un linguaggio figurativo. Queste foto vengono dal Giappone. Sono state scattate da Masaru Emoto. Il signor Emoto ha sviluppato un grande interesse per la struttura molecolare dell'acqua e per ciò che la influenza. L'acqua è senz'altro il più ricettivo dei quattro elementi. Per questo motivo Emoto ha pensato che forse poteva reagire anche a stimoli non fisici. Perciò ha impostato una serie di studi. Ha applicato degli stimoli mentali e ha fotografato il risultato con un microscopio a campo oscuro. Ma 15 anni ho condotto i miei studi e ho realizzato fotografie di cristalli per ben 15 anni e sono arrivato a capire che si tratta del messaggio di Dio. Semplicemente ho iniziato ad informare l'acqua e ho utilizzato quest'acqua per curare le persone per ben 15 anni. E in questa attività terapeutica ho riscontrato delle guarigioni importanti a livello di patologie neoplastiche e leucemie. Quindi mi sono reso conto e ho sperimentato direttamente che l'acqua ha una memoria. Ho scritto e sono stati pubblicati 11 volumi che parlano di Hado e di questa mia attività. Comunque le persone nel mondo non hanno mostrato fiducia in questa mia attività e studio e non credevano possibile un tale risultato. Ho pensato che il fatto che non ottenessi fiducia era perché proponevo una cosa invisibile all'occhio umano, quindi dovevo trovare un sistema per far vedere alle persone di cosa parlassi. Un giorno mi è capitato di leggere un libro scritto da un maestro che trattava i cristalli di neve. In quel libro ho letto che i cristalli di fiocchi di neve sono come una lettera dal cielo che cade sulla terra. Ecco, è stato quello il punto da cui sono partito e che mi ha fatto capire che da lì dovevo congelare l'acqua. Ed è stato vincente. Parliamo del 1994. Quindi ho iniziato la mia attività e ho iniziato a informare l'acqua attraverso musica, fotografie, immagini e preghiere. Abbiamo pregato davanti all'acqua e ho poi scattato tutte le foto dei cristalli. E quindi ho capito una cosa, che informando l'acqua con dei simboli, belle immagini, o facendole ascoltare parole positive, ottenevo cristalli meravigliosi.
Anche in modo particolare, facendo ascoltare all'acqua della buona musica, ottenevo bellissimi cristalli. Ottenevo invece l'effetto opposto facendo ascoltare musica assordante. Pregando davanti all'acqua, congiungendo le mani e ringraziandola, mi sono reso conto che ottenevo sempre di più cristalli meravigliosi. Ho continuato per tutto questo tempo a realizzare fotografie e nel 1999 ho raccolto tutto questo materiale nel mio libro Saggi dell'acqua. Da allora in poi è stato prodotto molto materiale audiovisivo e si sono avvicinate molte persone che hanno voluto collaborare con me per diffondere la mia ricerca. Da questi esperimenti è emerso che i cristalli che si formano con acqua di torrenti o di fiumi sono più belli e armonici di quelli formatisi con l'acqua delle nostre città. Ma questo da cosa dipende? Ci risponde ancora una volta il dottor Lucio Levorato. L'acqua, se noi andiamo a guardarla con un microscopio, le molecole di cui è composta si dispongono in natura in un certo modo. Una volta che invece noi interveniamo sull'acqua con strumenti di invenzione umana non evoluti, andiamo a modificare la struttura dell'acqua e la rendiamo rendiamo questa struttura non più naturale e quindi il corpo, diciamo, che deve fare, ma anche la natura tutta, deve fare un certo lavorio per riportarla in condizione naturale, o quantomeno deve aspettare dei tempi affinché la natura possa provvedere. Qual è il sistema che la natura utilizza per ripulire l'acqua, per esempio? Lo vediamo sotto gli occhi ogni volta che andiamo a vedere un torrente, un fiume, il mare stesso con le onde, no? Immaginiamo un torrente, per esempio. Adesso in questo momento, se noi immaginiamo un torrente, cosa vediamo? Vediamo della schiuma bianca tutte le volte che l'acqua sbatte sulle pietre, il luccichio, quindi i raggi solari, questi vortici che si creano continuamente, ogni volta che guardiamo anche il fiume scuro vediamo continuamente dei vortici che si formano nell'acqua, no? Che corrispondono un po' alle onde che ci sono nel mare. E tutte queste caratteristiche, sbattimento sulle pietre, vortici, schiuma, quindi ossigenazione e raggi solari, sono quel cocktail che la natura utilizza per riportare l'acqua in stato naturale. Anche Masaru Emoto si è occupato di questa distinzione relativa alla provenienza dell'acqua. Perché ho realizzato delle fotografie dell'acqua naturale delle varie parti del mondo. Ad esempio, questa foto che vedete è emersa dallo studio di un'acqua nell'area del Monte Fuji in Giappone. Questa che vedete è stata realizzata dall'acqua prelevata in un ghiacciaio in Australia. Per esempio, qui si tratta di un fiume giapponese. A questo punto ci preme sapere come la comunità scientifica risponda a queste sperimentazioni. È facile comprendere come anche i grandi leader scientifici siano incorsi in un grande disagio personale, divisi tra la fedeltà alla scienza e alla verità osservata e la richiesta di guardiani dell'ortodossia di non spingersi troppo fuori dalle leggi della scienza del tempo. Claude Bernard soleva dire che ciò che sappiamo è il principale ostacolo all'acquisizione di ciò che non sappiamo ancora. Non ho ancora avuto occasione di relazionarle in occasioni realizzate in un contesto scientifico. Penso che ancor prima di iniziare dalla comunità scientifica per la divulgazione sia importante far arrivare alle persone questo messaggio. Come sapete, il professor Jacques Benveniste, un francese, era arrivato a dichiarare la memoria dell'acqua attraverso i suoi studi ed è stato poi allontanato dalla comunità scientifica. Tra l'altro Benveniste è deceduto 6-7 anni fa, a 69 anni, che è la mia età attuale. Se si dovesse presentare l'occasione in cui dovessi fare dichiarazioni davanti alla comunità scientifica, potrebbe essere che quest'anno sia la fine per me. Questa è stata la mia strategia, perché se avessi iniziato attraverso gli scienziati sarebbe stata la fine. Invece, iniziando dalle persone, potevo avere un risultato. Nel 2005, presso le Nazioni Unite, Emoto affermò che attraverso lo studio dell'acqua sarebbe stato possibile far capire all'umanità e alle giovani e alle future generazioni il processo della pace e del cambiamento verso una coscienza più evoluta. Cosa succederebbe se i bambini di tutto il mondo comprendessero questo meccanismo fisico, se capissero che le parole e le intenzioni possono avere un effetto su qualsiasi essere costituito di acqua? Io penso che l'acqua sia uno specchio. Questa foto è senz'altro un cristallo emerso da una situazione in cui abbiamo ammirato l'acqua, a cui abbiamo mandato segnali positivi.
L'acqua stessa gioisce quando viene ammirata e la stessa cosa vale per gli esseri umani che sono costituiti d'acqua. Se pensiamo che sia una bugia, invece, proviamo a pregare anche alla Madonna, proviamo a fare questo esperimento e vedremo che avremo la possibilità di diventare ancora più belli. Quindi con la coscienza dell'acqua assolutamente si riuscirà ad elevare il livello dell'umanità. Quello che io spesso ripeto e che però il punto importante è di prestare attenzione all'acqua, di rivolgerci all'acqua con un sentimento di amore, cercando di ottenere il perdono dell'acqua per tutto quello che abbiamo compiuto ora e promettere che d'ora in poi riusciremo ad amarla. Credo assolutamente che ci sarà l'unione di questi due aspetti, della scienza e della spiritualità. Se questo non si dovesse verificare, ci sarà solo l'annientamento del genere umano. Masaru Emoto è venuto a mancare il 17 ottobre del 2014, ma ci ha lasciato un vero e proprio patrimonio di conoscenza che, se vorrete, vi invitiamo ad approfondire. Il nostro tempo insieme infatti termina qui. Grazie per essere stati qui con noi. E se vorrete, ci vedremo giovedì prossimo su TV a Vicenza, sempre alle 17:30, per un nuovo viaggio da fare insieme. A presto! Le buone abitudini alimentari possono diventare uno stile di vita. Impariamo giorno per giorno ad alimentarci in modo consapevole con un percorso nutrizionale personalizzato. Molti disturbi fisici possono essere risolti grazie ad una mirata educazione alimentare, oltre a ritrovare una perfetta forma fisica. Ti aspettiamo insieme al dottor Maurizio Sardo, biologo e nutrizionista, per scoprire il metodo alimentare più adatto a te. Prenota il tuo incontro presso la nostra segreteria. Facile da raggiungere, comodi parcheggi, ampia disponibilità di orari, gentilezza e cortesia contraddistinguono gli addetti all'accoglienza. Un ambiente confortevole con sale d'attesa accoglienti. In clinica dentale potrai sentirti a casa tua. Personale dedicato che accompagnerà in tutte le fasi cliniche e amministrative con la massima attenzione alle tue esigenze. Alta specializzazione degli operatori. Professionisti esperti in ogni branca dell'odontoiatria. Tecnologie all'avanguardia renderanno le tue cure dentali un'esperienza unica e gratificante. Clinica Dentale, una grande organizzazione al tuo servizio. In Clinica Dentale potrai trovare il tuo dentista di fiducia. Ogni paziente è una persona speciale per noi. Clinica Dentale, cresciamo insieme a voi.